E buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. In quest'ultimo periodo parecchi amici per un motivo o per l'altro si stanno avvicinando al mondo della fotografia. Quello che succede quando si passa da un dispositivo punta e scatta come può essere una fotocamera compatta o il semplice smartphone a una fotocamera un pochino più professionale è avere un senso di disorientamento con tutti questi tastini, piere, impostazioni. E quindi molti mi chiedono un aiuto, mi chiedono di dargli una mano, di capire come impostare la macchina, perché questa cosa fa così e perché quell'altra fa cos'ha. Bene, a questo punto immagino che non siano soltanto quei miei amici che si trovano in queste condizioni. Ho deciso di fare questo video per aiutare, oltre a loro, anche tutti quelli che, in questo periodo, per la prima volta, prendono in mano una fotocamera. Quindi, basta con le ciance e capiamo subito come funziona una macchina foto, una qualsiasi macchina foto. In realtà il compito è molto molto semplice. La macchina foto non fa altro che prendere la luce dall'esterno e portarla al suo interno e convogliarla su un sensore o su una pellicola. Fine. Questo è tutto il lavoro che deve fare una macchina foto. La domanda importante è, però quanta luce è giusto far entrare per formare l'immagine? Molto bene. La quantità di luce che entra in una macchina foto che va a formare l'immagine è determinata da 2 più 1 elementi. Il primo è per quanto tempo lasciamo aperta la porta d'ingresso per la luce. Il secondo è quanto grande abbiamo questa porta. Immaginiamo di avere una stanza chiusa, nella quale bisogna cambiare l'aria. Abbiamo due opzioni, o aprire poco la porta per tanto tempo, o spalancare la porta per poco tempo. Alla fine l'aria che entra nella stanza è sempre la stessa. Allo stesso modo ragioniamo con la luce che entra all'interno di una fotocamera. Quindi possiamo decidere di tenere la porta tanto aperta per poco tempo oppure tenere la porta poco aperta per tanto tempo. Ora, la porta della fotocamera in realtà sono due elementi distinti. C'è un diaframma che si può aprire e chiudere, quindi aprire poco o spalancare la porta, e l'altro è quello che è l'otturatore, quindi per quanto tempo decido di far entrare la luce. Il terzo elemento che va a cambiare la quantità di luce che forma l'immagine è la sensibilità ISO oppure ASA per le pellicole, ma per adesso non complichiamoci la vita e lasciamola da parte. Bene, capite questi pochi elementi, nel momento in cui prendiamo in mano una fotocamera dobbiamo preoccuparci chi decide quanta luce far entrare. Io ho la fotocamera, abbiamo tre opzioni. La prima completamente automatica, dove la macchina foto decide tutto lei, per quanto tempo aprire la porta e di quanto aprire la porta. La seconda decido tutto io, quindi sono io, fotografo, che devo preoccuparmi di sapere il tempo e l'apertura dei diaframmi e far entrare la quantità di luce giusta, non troppa e non troppo poca. E una terza opzione, a mio parere la più interessante, è che io, fotografo, scelga una delle due opzioni e la fotocamera scelga l'altra. Quindi io decido di quanto devo aprire il diaframma? Bene, la fotocamera calcolerà il tempo per cui deve stare aperto l'otturatore. Io voglio decidere per quanto tempo lasciare aperto l'otturatore? Bene, la fotocamera deciderà quanto aprire il diaframma. Ma a questo punto come faccio a capire chi è che sceglie che cosa? Perfetto, sulle nostre fotocamere abbiamo solitamente delle ghiere o dei pulsanti che ci stanno ad indicare il programma selezionato. Parlando per Canon, c'è solitamente sulla ghiera auto, e mi sembra che sia così anche su Nikon, dove la fotocamera sceglie tutto da sola. Abbiamo poi la sigla TV per Canon e S per Nikon e Sony, che sta a indicare il tempo. AV per Canon o A per Nikon e Sony sta a indicare l'apertura. Quindi se io ho la fotocamera impostata su AV, deciderò quanto grande voglio aprire il diaframma e la fotocamera deciderà il tempo corretto. Discorso inverso su TV. Tutto da sola su automatico. Abbiamo ancora la modalità M, cioè manuale, dove io fotografo decido sia il tempo che l'apertura. Ora non ci rimane
che parlare di ISO. In parole semplici, l'ISO è un numero che ci indica quanto è sensibile alla luce il nostro sensore. Più gli ISO sono alti, più il segnale luminoso che riceve il sensore verrà amplificato. Quindi se, giusto per dar dei numeri, io decido di impostare la fotocamera con un'apertura di f4, un tempo di esposizione di un 125esimo e l'ISO 100, la luce che entrerà sarà X e l'informazione prodotta dal sensore sarà Y. Se lasciando invariato gli F e il tempo vario l'ISO, facciamo caso portiamo l'ISO da 100 a 200, la quantità di ingresso di luce sarà sempre la stessa, X, ma il segnale in uscita a questo punto sarà 2Y, perché l'ISO è passato da ISO 100 a ISO 200, quindi il segnale verrà amplificato di due volte. Se tutto questo vi sembra un po' complicato, non vi preoccupate, nei prossimi video cercheremo di chiarire. Ora, questo video finisce qui. Se avete domande di qualsiasi tipo, fatemele sotto nei commenti. Se vi piace e se volete ricevere altri contenuti di questo tipo, fatemelo sapere con un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima!